anche con lei presente al Fuori Salone di Milano. In uno dei luoghi di maggiore attrazione della manifestazione, via Tortona, è stata presentata l'installazione del maestro Friedman, promossa da Material Connection Italia, proprio in collaborazione con CONAI e con i 6 altri consorsi di filiera. Vediamo com'è andata. Ambiente ed arte inscindibilmente legate, l'architettura che si declina in cultura sociale della quotidianità con attenzione diretta ai temi del riciclo e riutilizzo dei materiali. Esprime questa visione l'installazione presente al Fuori Salone di Milano Möbel Plus del designer franco-ungherese Jona Friedman nell'ambito della mostra Smart City Materials, Technology and People, organizzata da Material Connection Italia con il supporto di CONAI e dei 6 consorsi di filiera. Bottiglie, lattine, vasetti, scatole, cassette, barattoli e altri contenitori utilizzati quotidianamente e differenziati per l'avvio a riciclo sono i materiali da costruzione di torri e unità abitative mobili posizionate in aree arricchite da vegetazione per creare un giardino temporaneo. Sta in questo nucleo creativo il significato di un'opera che, come spiega Friedman, vuole riprodurre un ambiente urbano, un habitat orientato alla sostenibilità. C'è un problema di architettura che deve rispondere alle necessità basilari dell'uomo e deve essere in sintonia con una vita armonica all'interno di una comunità. Quello che presento qui è un'installazione a 3 piani che riproduce con lattine, bottiglie e materiali di recupero un ambiente urbano. Protagonisti sono dunque plastica, acciaio, alluminio, carta, legno e vetro che diventano metafora di un'architettura sociale attenta al riutilizzo dei materiali. Arte ed ambiente, quindi un connubio che rappresenta uno sperimentato esempio di cultura sociale ben conosciuto ed applicato da CONAI e dai consorsi di filiera. Essere qui nel cuore di Super Studio Più è per noi un'opportunità per ancora una volta sottolineare come il riciclo degli imballaggi è di fatto una trasformazione che permette di far rivivere sotto forma diversa carta, plastica, alluminio, vetro e acciaio. In questo caso ci ha dato una mano un artista d'eccezione come Jona Friedman, che ha pensato e realizzato insieme agli studenti dello UAV l'installazione che è proprio presente all'entrata del Super Studio Più. L'opera rimarrà liberamente visitabile negli spazi esterni di Super Studio Più di via Tortona 27 a Milano fino al prossimo 12 maggio. Grazie per averci seguito, l'appuntamento come di consueto la prossima settimana. Arrivederci.